Ci siamo in diretta, buon pomeriggio, ben ritrovati, conferenza stampa di presentazione di Jacopo Dall'Oglio, nuovo acquisto dell'Avellino, benvenuto innanzitutto Jacopo. Grazie. Insomma, il tuo nome è venuto fuori dal nulla, in 2-3 giorni sei arrivato ad Avellino, raccontaci un po' insomma com'è andata la telefonata dell'Avellino e ovviamente sei qua oggi, le prime sensazioni. Sì, buonasera a tutti, innanzitutto sono felicissimo di approdare qui all'Avellino, la trattativa è iniziata un 20 giorni fa quando... Ho iniziato il ritiro col Palermo, che mi sono sentito con il direttore De Vito telefonicamente, voleva sapere un po' della mia situazione, come ero messo lì, e gli ho detto che eri scadenza, che comunque se avessi avuto un'offerta importante mi guardavo intorno, anche se comunque stavo benissimo lì a Palermo e sono stato bene. Spero di riuscire a portare la mia esperienza qui ad Avellino. E niente, non vedo l'ora che iniziasse il campionato, che voglio ancora dire la mia, voglio andare in Serie B con questa maglia, cioè 3 anni di contratto, so che è una piazza importantissima, conosco tantissimi giocatori che ci sono stati qui, anche un mio compaesano Maurizio Beccarisi, se non sbaglio ha vinto il campionato anche con questa maglia, spero di riuscirci anch'io. Ciao Jacopo, Dino Manganiello di Radio Punto Nuovo, benvenuto anche da parte mia. Allora, tu sei arrivato ieri, immagino che le primissime sensazioni siano ancora marginali, però credo che una cosa l'hai capita subito, perché ero presente ieri quando ti sei avvicinato alla recinzione e hai avuto già un primo colloquio con i rappresentanti della curva. Sì. Stasera li hai sentiti, hanno lanciato dei messaggi fin troppo chiari. Ora ti chiedo, tu sei un giocatore esperto, sicuramente un giocatore importante, devi esserlo in questa squadra. Questo è uno stimolo, quello che ti hanno detto, che vi hanno detto, o è una responsabilità che può essere anche pesante? Secondo me un calciatore la responsabilità se deve sentire sempre, non solo da Avellino, in tutte le piazze del mondo. Sicuramente questa società, questi tifosi, ci hanno messo hanno fatto sì di creare una squadra che può salire in Serie B, quindi si aspettano tanto da noi e noi non dobbiamo deluderli e ce la metteremo tutta quest'anno. Ieri sì, ho avuto il colloquio con qualche rappresentante della curva, mi ha fatto piacere conoscerli, tutto qui. Io, come ho già detto, metterò a disposizione la mia fisicità in campo e non vedo l'ora di iniziare. Jacopo, Sabino Giannattasi di Sport Channel, ieri ti abbiamo visto in un simpatico siparietto con Marco Perrotta sui social, ti hai scritto ti aspetto, insomma ti farebbe piacere trovarlo di nuovo qui ad Avellino. Sì, con Marco mi sento tutti i giorni, ho legato tantissimo a Palermo, so che è stato qui in passato e mi ha detto che si è sentito insomma con qualcuno della società, io... lo aspetto a braccia aperte, mi auguro con tutto il cuore che si possa fare l'operazione. Ciao Jacopo, benvenuto. Grazie. Avellino Today, Manuel Merolla. Per quanto riguarda appunto la tua carriera, sicuramente la tappa di Avellino si aggiunge a quelle importanti già conseguite con Brescia, Regina, Catania, Palermo. Ecco, nella tua scelta di puntare il punto su Avellino incide anche una questione legata appunto alla tifoseria, all'ambiente e anche alla possibilità appunto di aggiungere un'altra piazza calda nel tuo curriculum? Guarda, io da quando gioco nei professionisti l'Avellino ci ho sempre giocato contro e la tifoseria si faceva sentire subito calorosa. A me queste piazze del sud, come sono andato a Catania, a Palermo, a Reggio Calabria, mi hanno sempre affascinato. So che comunque è difficile, non è per tutti giocare in queste piazze. Speriamo di regalargli una gioia, perché se lo meritano. Ciao Jacopo, Francesco Guarino, Eleven Sports. Buonasera. Collocazione tattica, in questo Avellino che cosa ti ha chiesto già mister Taurino, che cosa si aspetta da te per il futuro tatticamente e tecnicamente? Si aspetta sicuramente tanto, mister l'ho seguito negli ultimi anni quando era a Viterbo e a Francavilla, lui quest'anno vuole fare il 3-4-3. Mi ha chiesto di fare tanta legna in mezzo al campo, di andare sempre in avanti, di non fermarci mai, di pressare se riusciamo fino al 92esimo, 95esimo e di tenere sempre i ritmi alti.
Jacopo, ciao, benvenuto anche da parte mia, Pietro De Concilis, Radio.9 Sport. Grazie. Italia. Visto che abbiamo cominciato a vedere qualcosa di importante anche in quei 30 minuti della prima amichevole, ti sei venuto tante volte a prendere il pallone incontro, però sai anche calciare molto bene i piazzati. Allora ti chiedo se con Daniele Franco, insomma, non vi conoscevate magari sul campo, però abbiamo visto già grande complicità, ecco, ti trovi bene anche con uno che ha il piede opposto al tuo. Franco mi piace molto, mi ricordo alla Turris, era uno di quei giocatori che mi aveva impressionato quando ci ho giocato contro sia col Catania che col Palermo. E oggi c'è stato subito feeling tra me e lui, e sicuramente il test di oggi non ero al 100%, vengo da 5 giorni che sono fermo per via della trattativa, perché il Palermo doveva fare sempre riferimento lì a Manchester, mandare email, quindi sono stato un paio di giorni fermo. Però penso sia andata comunque bene, adesso cercherò di lavorare e mettermi subito in forma. Ciao Jacopo, Marco Costanza, tutto Avellino.it. Stamattina ho sentito la conferenza di Baldini che ha detto: l'anno scorso abbiamo vinto perché eravamo un gruppo straordinario. Ecco, ti chiedo, che gruppo stai iniziando a vedere qua ad Avellino, se diciamo il gruppo può essere l'arma in più per vincere i campionati, e se ti aspettavi un ribaltone a Palermo che è successo stamattina? Guarda, io ho vinto due campionati e in questi due campionati quello che ci ha fatto fare la differenza è stato sempre il gruppo, sia a Brescia che a Palermo. Non avevo una squadra che doveva ammazzare il campionato a Brescia e stessa cosa a Palermo, però la complicità tra di noi, la sana competizione ha fatto sì che chi giocasse andava in campo e pensava a vincere, a fare bene, non c'erano invidie tra di noi. Secondo me il gruppo fa tanto. Io sono arrivato ieri e comunque vedo tutti i ragazzi disponibili, mi hanno accolto bene. Dunque, certo, adesso è una fase di mercato aperta, magari c'è chi deve andare via, chi magari è scontento, chi vuole rimanere. Quindi a fine mercato sicuramente chiuderemo il cerchio e nello spogliatoio poi ci faremo una riunione tra di noi e secondo me possiamo fare un grandissimo campionato. Il fatto del gruppo, sono d'accordo con te, secondo me aiuta tanto. Jacopo, quando si fanno le presentazioni si va anche un po' sulle curiosità, no? Sì. Non so se hai un numero di maglia particolare che chiederai, che sceglierai. E poi... No, cioè, è lì però. No. E poi dalla mia posizione leggo che è un tatuaggio 29 maggio 2011, è qualcosa che riguarda famiglia, calcio, come funziona? No, riguarda proprio appunto anche il numero, perché è stato il mio esordio in Serie B con la Regina, dove venivo dalla Primavera, che non ti davano la possibilità di scegliere il numero. E quando entrai nello spogliatoio vidi il numero 23, che era il mio numero preferito, perché ero piccolino, seguivo Beckham lì al Real Madrid, mi piaceva molto. E da lì ho cercato di tenere sempre il 23. Il 23, c'era il 23 a Catania, al Brescia, Palermo purtroppo ce l'aveva Fella, un ex avellinese. Ma c'è spazio per un tatuaggio nel caso in cui la prossima primavera dovesse succedere qualcosa? C'è tanto spazio. Comunque il 23 c'è il numero quest'anno. Ok, 23. Va bene? Grazie mille, grazie Jacopo. Grazie, ciao, ciao. Grazie. Se facciamo un po' di spazio devo uscire l'ambulanza, se troviamo quelle buste.